al Teatro Trianon Viviani la presentazione della stagione teatrale 2018-2019. Ne parliamo con il direttore artistico Nino D'Angelo. Che onore, maestro. Il piacere è mio. Grazie. Maestro, parliamo appunto di un cartellone ricco, ma soprattutto l'inaugurazione del Teatro della Canzone Napoletana, quindi una cosa meravigliosa. C'era il sogno della mia vita, era quello di riuscire a far rientrare la canzone napoletana nel suo teatro. Il Trianon è un teatro storico, un teatro dove la gente in questi anni ci ha fatto capire che vuole tanta musica. Noi vogliamo partire da qui per arrivare un giorno, forse chissà, al vero festival della canzone napoletana. Maestro, un cartellone da cui si vince una sinergia, uno sguardo verso il nuovo ma con il rispetto della storia. Sì, il nuovo per essere grande deve rispettare il passato. Il passato bisogna sempre voltarsi indietro per andare tanto avanti, e lo facciamo anche noi nel teatro. Nella conferenza abbiamo visto la presentazione di tanti spettacoli, quello che lei porta nel cuore? Beh, è il mio, scusa, D'Angelo Cantabruni. Raccontare un po' la storia e cantare tutte le canzoni del più grande cantante napoletano, Sergio Bruni, della voce di Napoli, così è. Per me è sempre un privilegio ed è un onore. Speriamo di fare lo stesso successo che abbiamo fatto 10 anni fa in questo teatro. Maestro, per concludere invitiamo tutte le persone da casa ad abbonarsi qui al Teatro Trianon. Sì, allora abbonatevi e fate abbonare al Trianon. 7 spettacoli a scelta su 10, 100 euro. Con 100 euro state in due teatri, la vostra poltrona, non è niente. Aiutateci a far sì che il Teatro Trianon non rimane sempre qua. No, salviamo questo teatro sempre, stiamoci sempre vicini. È molto importante che ripresentiamo questo cartellone per la terza volta. 3 anni fa questo teatro era chiuso da molti anni, pieno di debiti, messo all'asta, siamo riusciti a riaprirlo, siamo riusciti ad arrivare a questo terzo anno. Siamo molto soddisfatti di questa cosa, speriamo soltanto in un riscontro, diciamo, del pubblico, ma soprattutto per noi questa presenza qui a Forcella è molto importante, perché questo teatro, oltre ad essere centro di produzione teatrale, di ospitalità e così via, è anche un centro di aggregazione delle famiglie e dei bambini di Forcella. E questa aggregazione è importante. Attendiamo con molta ansia questo spettacolo di Abel Ferrara, che parla proprio di Forcella, che anche quello è uno spettacolo musicale, però è uno spettacolo che si chiama Forcella Street. Una grande scommessa. Sì, e speriamo di vincerla. Siamo qui con Luigi Caffarelli del gruppo Tufano. Salve. Salve, salve. Ovviamente ricordiamo che Euronix Tufano Caffarelli è sponsor della stagione teatrale qui al Trianon Viviani. La scelta appunto di fare da sponsor e da supporto per questo meraviglioso teatro e per questa meravigliosa stagione teatrale. Noi praticamente abbiamo visto che come direttore artistico è Nino D'Angelo, diciamo uno dei massimi esponenti, che dire. Poi da sempre siamo legati con lui, Napoli è quello che ci ha dato fortuna, ci ha creato, e quindi tutte le iniziative, magari quelle sono per noi trampolino di lancio per avere ancora 3 aperture in seguito. Abbiamo voluto ancora ribadire che essere presenti a Napoli e nel teatro in cui praticamente è uno dei teatri storici tra le altre cose, il nostro nome, cioè, ha potuto usufruire. E poi Nino è una garanzia, certo. Grazie mille. Un giardino splendido questo intorno a me, ed è quello di Villa Signorini per il Gran Galà di Beneficenza. Una serata dedicata interamente allo spettacolo, con grandi ospiti d'eccezione, ma soprattutto dedicata alla solidarietà. Sì, perché questa sera è dedicata interamente all'Associazione Volontari Ematologia dell'Ospedale Pascale. The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist, and clearly I don't.
don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Vincenzo Minieri, ci troviamo qui questa sera nello splendido scenario di Villa Signorini per una serata di beneficenza per l'Associazione Volontari Ematologia del Pascale. Sì, assolutamente, dopo veramente siamo arrivati stanchi, ma come si dice, stanchi ma felici, il D-Day, e speriamo che veramente sia il settimo successo consecutivo, ma non solo in termini di spettacolo, ma in termini di beneficenza. Il nostro successo deve essere questo: amore, passione e sostentamento per le persone bisognose. Ecco, cosa ci aspetta questa serata? Ci aspetta sicuramente tanto calore da parte del pubblico, tanta passione da parte degli artisti, tanto entusiasmo da parte di tutti gli addetti ai lavori, perché sappiamo il significato di tutti i nostri sforzi, dove va destinato. Presidente, questa sera è Lions all'insegna della solidarietà. Sì, questa sera i Lions per la settima volta all'insegna della solidarietà. È un evento che noi ripetiamo e che facciamo con rinnovato entusiasmo. Senza l'entusiasmo non avremmo fatto mai assolutamente nulla, e ci fa molto piacere dare un aiuto veramente sentito ad un'associazione che si dà da fare per aiutare chi ha bisogno. La nostra vocazione è appunto, tra l'altro, quella di dare aiuto a chi ha bisogno, e il connubio nasce quasi spontaneo, diciamo. Ecco, quindi infatti spettacolo e solidarietà sono poi un connubio perfetto, diciamo, attirare persone per una nobile causa. Sì, assolutamente. Io credo che chi partecipa a questo evento partecipa non per lo spettacolo, ma perché sa che sta facendo beneficenza, e questa è una cosa molto molto importante. Tra l'altro ne ho avuto dimostrazione anche da persone che ho invitato e che per un qualunque motivo non hanno potuto partecipare stasera, ma hanno lasciato comunque il loro contributo di solidarietà, e questa è una cosa che mi fa molto molto piacere. Corrado Sorbo, questa sera a Villa Signorini che ospita il Gran Galà di Beneficenza. Sì, siamo alla settima edizione, ormai un appuntamento consolidato. Contenti e onorati di ricevere questa bella iniziativa a favore di AVEP, organizzata dal Lions Club Porto Cimiglio d'Oro, di cui mi onoro di appartenere. Ecco, questa sera numerosi artisti. Sì, vabbè, come tutti gli anni ancora di più, per cui diciamo, questa attività che è nata per gioco sta diventando un impegno, e diciamo, il livello che si alza tutti gli anni consente veramente di raggiungere sempre meglio gli obiettivi, che poi sono quelli della beneficenza, quelli che auspichiamo. È un connubio perfetto. Sì, diciamo il connubio perfetto. Oltretutto ci sono vicini in tantissimi, dal Trianon, Salvatore Di Matteo, tutte le aziende che ci sostengono in questa iniziativa, per cui per me è veramente un onore e un piacere avere tutti qui, avere voi qui in particolare. Questa è una serata per l'Associazione Volontaria Ematologia del Pascale, una serata di beneficenza, quindi una serata all'insegna del fattore fondamentale, quello della solidarietà. Assolutamente sì, e io come prima cosa voglio ringraziare i Club Lions Porto Cimiglio d'Oro, perché ogni anno associano a questo evento importantissimo di amicizia e di allegria questa parte a supporto dell'AVEP. L'AVEP è un'associazione di volontariato che è nata da un nostro paziente, ex paziente, perché adesso sta bene, ne parlo perché lui è subito ha fatto outing di questa cosa, che è il dottor Francesco Refice, che dopo aver attraversato un suo proprio percorso di malattia moltissimi anni fa ha deciso di creare questa organizzazione che supporta il reparto e i pazienti ricoverati nel reparto di ematologia del Pascale. E tra le tante iniziative c'è questa di stasera, che si ripete un po' da diversi anni e ci aiuta fornendo dei fondi che utilizziamo tramite l'AVEP per aumentare la qualità di vita dei nostri pazienti, per attivare dei percorsi di assistenza domiciliare che sono sempre molto importanti per i nostri ammalati che soffrono di neoplasie del sangue, di quello stiamo parlando, quindi linfomi, mielomi, leucemie e quant'altro, e ci supportano anche attraverso
quelli che sembrerebbero piccoli interventi ma sono fondamentali, che migliorano il quotidiano dei nostri pazienti che in genere attraversano dei lunghi periodi di degenza. Quindi i nostri pazienti hanno un abbonamento completo a Sky, si vedono le partite, si vedono i film, ci aiuta in tante altre cose del quotidiano. Quindi l'AVEP è una bellissima iniziativa e io sono grato, lo dico ogni anno, ma ogni anno lo dico di più, al Club Lions di Portici Migliodoro perché dedica questa bella iniziativa ai nostri ammalati. È un evento al quale noi come club ci teniamo in maniera particolare perché il nostro motto è We Serve. Dovunque praticamente c'è bisogno, c'è un Lions o c'è un Club Lions disponibile per la solidarietà, per il territorio, laddove le istituzioni sono assenti o distratte. Io devo ringraziare questo tavolo in particolare, il dottor Pinto, Nando Frigeri, carissimo amico, e tutta l'associazione AREP che ci ha dato l'opportunità in questi 7 anni di fare veramente qualcosa di meraviglioso. Grazie e grazie a tutti voi che avete sempre fiducia nel nostro club, siete sempre solidali con noi ogni anno, vediamo questa platea crescere sempre di più e noi ci sforzeremo ogni anno ancora di più per migliorare questo evento, per far sì che possiate trascorrere una stupenda serata meravigliosamente all'insegno della solidarietà. Alla Casina Pompeiana in Villa Comunale, l'ombra e le luci viste da Manuela Vaccaro con i testi poetici di Elena Tabarro. Mentre assisto alla tua fuga, dovremmo essere fieri, osare, di proclamare amore quasi come una sfida. Dovremmo essere fieri di dirlo a noi, a te, ai quattro venti. Ma di cosa posso ringraziarti? Di questo buio che mi hai regalato? Della sfiducia, della diffidenza, della tua paura di perdere il primato. Resto muta mentre grido e sputo sangue e bile. Benvenuto, David, nel cielo rabbuiato. Sei a tuo agio ora, lo so. Mentre quell'ingenua anima seguiva false luci, un inganno, ciò che mi resta di te. Vuoi bruciarmi viva dopo che ti ho donato tutta me stessa? David, stavolta non entrerai. Mi riprenderò tutto quanto e ti ringrazierò prima o poi dei fottuti buchi lasciati nel mio cuore e dentro ai muri. Manuela Vaccaro, l'archetipo ombra. Perché, Manu, hai scelto le ombre per le tue ispirazioni e per questi tuoi quadri meravigliosi? Grazie, prima cosa, per i meravigliosi. Nasce da una mia precedente mostra. La curatrice di questa mostra mi ha detto: perché non fai una mostra sull'archetipo ombra di Jung? Perché è un'ombra molto grande. Per cui questa cosa mi ha messo un po' di ansia, ma contemporaneamente anche curiosità, quindi ho cominciato a lavorare sull'argomento e a lavorare anche su me stessa, quindi il significato di questa mostra è anche un viaggio personale attraverso l'ombra che ognuno di noi ha, in particolare la mia, le mie paure, le mie ansie, le mie rabbie, la mia voglia di essere, di rispecchiare un modello che la società mi ha imposto e che io non sono capace invece di mantenere. L'ombra crea un po' di inquietudine a tutti, quindi dobbiamo cercare di conoscerla e di vincerla anche noi. Sì, dobbiamo conoscerla, dobbiamo anche amarla perché è parte di noi e dobbiamo cercare di andare nella nostra paura, contro la nostra paura, ed essere noi stessi, vincere la paura più grande che essere noi stessi, essere anche diversi da quello che la società vuole che siamo. Qui ci sono tante ombre, ovviamente molte sono al femminile, ma non è assolutamente un discorso di genere, per niente, perché è chiaro, sono donna e quindi le ho viste dal mio punto di vista, ma chiaramente dal punto di vista maschile si può dire la stessa cosa. Diciamo che tu hai interpretato un po' tutte noi donne, quindi le nostre inquietudini, le nostre fragilità, ma anche la nostra forza.
forza. Sicuramente, perché attraverso quest'ombra noi poi siamo capaci di arrivare alla luce, che poi è il significato anche delle poesie che sono state scritte da Elena Tabarro, la quale ha visto i miei quadri e spontaneamente ha deciso di scrivere delle bellissime poesie su questi quadri, e anche lei ha intrapreso il suo viaggio attraverso questa ombra per poi arrivare alla luce. E quindi in questo vostro viaggio che cosa vedremo stasera qui alla Casina Pompeiana, in Villa Comunale siamo? Vedremo sia le paure, le ansie, le rabbie, ma anche tanta forza, tanta voglia di vincere, tanta voglia di farcela, tanta voglia di affermarci in maniera sana, perché spesso noi donne siamo costrette a recitare una parte. Nel mio caso, per esempio, sono stata abbastanza massacrata perché sono un ingegnere, amo il mio lavoro, amo la mia carriera, amo anche essere mamma, amo anche la casa, amo anche la pittura, e tutte queste cose erano, alla società sono ancora attuali, incompatibili, ma non lo sono assolutamente, perché ognuno di noi ha bisogno di tutte queste sfaccettature della propria personalità. E quindi per me la lotta è anche riuscire a capire cosa siamo, cosa vogliamo, dove vogliamo andare, e avere il coraggio di seguire questo sentiero, anche se irto e scosceso, però seguirlo, perché poi alla fine di questo sentiero c'è la gioia, c'è la luce, arriviamo alla luce. Sì. La forza delle donne. Elena Tabarro, la definirei la poetessa di questo progetto. Come nasce questo progetto con Manuela Vaccaro? Diciamo che è stata una sinergia emotiva e creativa che ha coinvolto tutti gli elementi del gruppo. Le opere di Manuela si sono sposate in maniera spontanea ai miei testi poetici, che poi sono stati musicati in maniera molto originale da Giuseppe Schiattarella e poi diciamo tradotti da Simon Rees e poi insomma saranno eseguiti qui questa sera durante la performance anche con la voce di Simon Rees. E quindi c'è stata questa energia, diciamo, quasi spontanea, che è venuta fuori via via. Un'energia positiva, Elena. Sì, per rispondere a questa energia negativa, che è questa grande ombra, l'ombra, diceva Jung, ognuno di noi ha la sua ombra, e più questa rimane, diciamo, separata dall'io cosciente, più diventa nera e si ingrandisce e ci fa paura. Oltretutto tu da donna hai abbracciato questo progetto anche perché Manuela al centro del progetto ha messo proprio la donna. La donna, insomma, siamo testimoni più purtroppo ultimamente di questa cosa terribile che la violenza di genere. Però, diciamo, oltre che l'ombra individuale, se pensiamo, c'è sempre comunque una grande ombra collettiva sociale. Se pensiamo alle guerre, racconteremo stasera le guerre, la famosa, l'antisemitismo tedesco, solo se ci vogliamo ricordare, la caccia alle streghe, la violenza di genere e tante altre cose che non siamo qui ad elencare perché conosciamo bene. Elena, siamo qui pronti ad applaudirvi e ad ascoltarvi. Ringraziamo. Grazie. Buona serata. Mille, grazie. Per Eventi in Anteprima TV, consegna EAV di due treni completamente ristrutturati per la linea Napoli-Piedimonte-Matese. Dottor De Luca, perché rinasce il mito?
perché noi ridiamo lustro ad una vettura e ad una serie di vetture, le ALN, che rappresentano la storia ferroviaria dell'Italia e per noi come De Luca S.p.A. è motivo di grande vanto e grande orgoglio. Presidente De Gregorio, un'azienda che ha chiuso gli ultimi bilanci in perdita, lei è riuscita a portarle in bonus, qual è la ricetta del suo miracolo? Ma non è un miracolo, è un'attività di risanamento finanziario impostata in sinergia con la Regione Campania e con il Governo Nazionale. Il bilancio 2016 chiude con 34 milioni di utile e negli anni precedenti si erano accumulate perdite per 300 milioni, quindi dal punto di vista dei numeri è quasi un miracolo oggettivamente. In realtà c'è un'attività amministrativa seria, un risanamento e un buon rapporto fondamentale con i dipendenti, con le organizzazioni sindacali, dialettico forte, ma dove ci si parla chiaramente e si cerca di guardare avanti in prospettiva positiva per gli utenti. Ingegnere Arturo Borrelli, cosa ne pensa dell'attenzione dell'EAV per la linea Piedimonte-Napoli? La linea Piedimonte-Napoli, spesso noi dell'EAV veniamo tacciati del fatto che questa linea la bistrattiamo, non la curiamo. In realtà non è vero, è anche questa manifestazione di stamattina ne è un segno tangibile. È arrivato un nuovo treno revampizzato che manifesta tutta la nostra attenzione a questa linea. Vogliamo tranquillizzare i viaggiatori della linea che ancora nei prossimi mesi, nei prossimi anni faremo ulteriori investimenti su questa tratta ferroviaria. In particolare stiamo per partire con una gara per l'acquisizione di nuovo materiale rotabile. Avremo altro materiale rotabile di nuovissima concezione. Dottore Pasquale Esposito, parliamo delle prospettive future e della riorganizzazione in un piano di ottica di ottimizzazione. Per quanto riguarda le suburbane noi siamo molto avanti perché sulla Benevento abbiamo i nuovi treni, i Filema, che dovrebbero arrivare gli ultimi tre entro fine dell'anno, quindi completeremo l'ammodernamento del materiale rotabile. Stiamo lavorando all'eliminazione della frana che purtroppo è un problema importante che riusciamo a risolvere entro ottobre. Per Piedimonte i treni li avete visti, abbiamo anche un finanziamento per comprare dei treni nuovi, vorremmo comprare dei treni diesel elettrici, ma la cosa importante è che entro il 30 luglio noi speriamo di pubblicare la gara per 46 milioni di impianti di segnalamento nuovi, quindi sia la Benevento che la Piedimonte saranno attrezzati a norme RFI secondo il top del segnalamento ferroviario, quindi sarà una linea interconnessa a tutti gli effetti, con il rango che le compete. Dottor Gaetano Micillo, quanto è impegnativo un revamping del genere? Abbastanza impegnativo, occorre tanto lavoro e tanta esperienza per portare a termine certi lavori fatti a regola d'arte. Siamo qui con il dottor Pasquale Delli Paoli per parlare della strategia dell'azienda, soprattutto in un momento che è quello di crisi, quello di oggi. Sì, diceva bene lei, in un momento di crisi dove il ferroviario è quello che sta tirando e dove strategicamente si pone l'azienda dei fratelli De Luca attraverso il revamping di carrozze ferroviarie, carrozze che poi vanno ai musei e carrozze che poi, come quelle che abbiamo alle nostre spalle, che fa la linea Napoli, Caserta, Santa Maria Piedimonte, quindi in un momento particolare che vede l'occupazione cadente, la De Luca è quella che sta con tanti sforzi e tanti sacrifici sta riprendendo il mercato, specialmente nell'ambito del ferroviario. Ingegnere Diego Buonaurio, perché rinasce il mito tecnicamente? Quindi guardiamo questo aspetto. Siamo riusciti a modificare tutta la cassa, abbiamo ripristinato tutte le lamierature della cassa, abbiamo realizzato a nuovo l'impianto elettrico portandolo a norma, abbiamo revisionato tutto l'impianto elettrico, quindi l'impianto pneumatico, l'impianto di riscaldamento, abbiamo rimontato tutti gli assiemi, abbiamo implementato un sistema di verniciatura di tipo antigraffiti in maniera tale per cercare di mitigare il problema che c'è con i graffittari e quindi da questo punto di vista qua, implementando anche la nuova livrea e portando quindi l'ALN ad un nuovo ciclo di vita. Assessore Sonia Palmeri, parliamo di un momento davvero molto importante, mi raccontava prima anche che questo momento è importante per lei proprio dal punto di vista anche emotivo. Beh, sicuramente sono 20 anni che aspetto un momento del genere, come tutti coloro che viaggiano sui treni in una tratta molto complicata come quella da Piedimonte a Napoli, che in termini chilometrici è abbastanza ridotta, sono circa 90 chilometri, però effettivamente
portando tanti pendolari, si ha necessità di un'efficienza ancora più spedita, proprio perché molti lavorano tra Caserta e Napoli. E allora da tempo stavamo aspettando, adesso sta facendo un grandissimo lavoro e dunque pian pianino vedremo veramente questa linea ritornare forse agli antichi splendori o quantomeno efficientarla come altre tratte, proprio perché abbraccia tante comunità. Dal Teatro Trianon Viviani termina qui una nuova puntata di Eventi in Anteprima TV. Se volete riguardare la puntata potete farlo su anteprimatv.com.